La vita è un poco come il jazz, meglio quando si improvvisa. È in questa frase di George Gershwin il succo della mostra Shot of Life, Scatti di vita di Nicola Maraguti. Inserita nell'ambito degli eventi di Mantova Creativa, è esposta alla bottega di Cavicchioli e Natale in via Calvi 58. Ma come è nata questa idea? È nata proprio grazie ai social network e a una casualità. Ho iniziato a pubblicare queste foto fatte con l'iPhone. Ancora 3 anni fa ho visto che effettivamente piacevano moltissimo, c'era molto riscontro e da quel momento in poi ho deciso di continuare e di concretizzarle in un lavoro unico. La singolarità di questa opera è proprio un pannello unico di 3,50 m x 60 che riproduce in forma mosaico delle vecchie Polaroid e ripropone una sorta di storyboard, una sorta di scatti di tutte le giornate passate con i figli in giro per l'Italia, e vuole essere un'idea da riproporre, e per questo è stato presentato a Mantova Creativa, proprio perché vuole essere un'idea creativa da riproporre un po' a tutti. Camminando, scattando, fissando momenti unici e ripetibili con il telefono che ognuno di noi ha a portata di mano, poi filtrati dai colori visti in bianco e nero. E questa è la selezione di scatti fatti con un telefono, sì, con un telefono, perché l'arte a volte passa anche dalle cose più semplici, e se lo dice uno che le foto le fa anche con strumenti professionali, allora possiamo crederci. È inutile nasconderci che la tecnologia ha fatto sì che il divario tra le macchine professionali e i telefoni oggi sia molto abbattuto. Oggi sono dei telefoni che fanno veramente delle cose particolari, hanno dei software all'interno che consentono anche di modificarle. E poi non dimentichiamoci che una delle cose più belle della Polaroid era l'istantaneità. Il telefono ti dà questa situazione, cioè con la Polaroid tu potevi vedere subito la foto, con il telefono tu te la vedi subito, ce l'hai lì, la memorizzi immediatamente. Per nulla togliere alle macchine professionali, le foto che abbiamo qui intorno sono fatte con macchine professionali. Sono due settori completamente diversi, però da non mettere in confronto, perché sono due mondi e due realtà diverse. I social network, Instagram, tutti questi programmi dimostrano che la fotografia è anche espressione fatta con l'istantaneità di un telefono. Anche la cornice vuole la sua parte, infatti gli scatti di vita di Malaguti sono stati incorniciati, o meglio incorniciano la porta della bottega del noto negozio di corniciai di via Calvi, un'esperienza nata quasi per caso che ha riscosso molto successo. L'idea è nata quando è arrivato Nicola con il pannello, noi l'abbiamo tirato sul telaio e da lì è nata tutta questa quant'idea. Ho chiesto il permesso a lui, che è stato molto disponibile e gentile, se potevamo fare una specie di collage sulla porta. Gli è piaciuta molto l'idea e è nata da lì, insomma. Dopo, con l'aiuto dei miei colleghi, abbiamo completamente realizzato questo pannello qua. Abbiamo un sacco di gente che viene a fotografare la porta, ci chiede, poi entra anche in negozio a vedere la mostra, naturalmente, e continuo a dire: ma lasciatela su ancora. Infatti per un po' di tempo la lasciamo su. Sicuramente la mostra sarà visibile fino a lunedì, ma non si esclude che possa anche andare oltre.